È il giorno tanto atteso, allo stadio San Paolo di Napoli giunge l'Inter prima in classifica a far visita al Napoli di Diego Armando Maradona al secondo posto. Buon pomeriggio da Cesare Barbieri. Roberto Bonissimo. Inter che affronta il Napoli in quadratura per l'uomo più importante di questa squadra, Diego Armando Maradona. Roberto, l'uomo che ha portato lo scudetto a Napoli. Sì, è un giocatore questo che fa la differenza se è in giornata e la fa lo stesso anche in qualsiasi partita, poi se è in giornata diventa difficile controllarlo. Ecco la classifica, Inter e Napoli ai primi due posti e la graduatoria 22-19 punti, seguiti dalla Juve, Sampdoria, Atalanta, Roma, Fiorentina e il Milan a quota 12. La giornata di oggi propone la partita fra la Fiorentina e la Juventus, anche il Milan gioca in casa con il Como, c'è il derby a Roma tra la Lazio e la Roma. Le formazioni della partita di oggi qui al San Paolo: il Napoli schiera Giuliani, Ferrara e Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Questo è il trio d'attacco della formazione allenata da Ottavio Bianchi. Risponde l'Inter di Trapattoni con Zenga, Bergomi e Brene, Baresi, Ferri e Mandorlini, Matteoli, Berti, Diaz, Matteus e Serena. L'allenatore è Giovanni Trapattoni. L'arbitro della gara di oggi è Lobello di Siracusa, un arbitro internazionale. D'altra parte, quando si affrontano la prima e la seconda della classe, non può essere altrimenti, la partita deve essere diretta da un arbitro internazionale. L'Italia ne ha 10 e dunque vanno usati nel miglior modo possibile. Certo, sono il designatore, appunto, in queste partite cerca di mandare gli arbitri più bravi, perché è giusto che sia così. Allora, Roberto, che partita sarà? Il Napoli deve vincere per avvicinare l'Inter, per arrivare a un punto. Trapattoni, di queste partite ne ha giocate tante, è un maestro nel cercare di imbrigliare la fantasia altrui. Sì, è una partita difficile per l'Inter perché è una trasferta molto insidiosa. Naturalmente Napoli farà di tutto per portare a casa la vittoria, però anche la stessa Inter è una squadra quadrata e fino adesso ha dimostrato di essere una squadra che merita la posizione che ha. Ecco, il San Paolo è sempre stato un campo caldo, ma quando il Napoli è in testa alla classifica nei primi posti, il San Paolo diventa una vera e propria polveriera. Sì, lì si vede proprio il tifo per la squadra di casa, perché lì non ci sono vie di mezzo, nel senso che ci saranno, non so, 80.000 spettatori, 70.000 tifano Napoli, perciò gli altri 10.000 non li senti. Ed è una grande giornata questa per il Napoli di Diego Armando Maradona. Arriva l'Inter che quest'anno non ha ancora perso, Inter in maglia bianca con fascia orizzontale nero e azzurra, il Napoli con la classica divisa azzurra. Cerca di partire Berti in contropiede, viene fermato, ha commesso fallo e anche qui subito l'arbitro si fa sentire. Certo, c'è stato questo contrasto, un fallo che ci può stare. Nel dubbio, giustamente, per calmare un po' gli animi, l'arbitro ha fischiato. Renica per Carnevale, su di lui c'è Bergomi. Vedremo come verrà marcato Maradona. Il pallone in direzione. Subita reazione stupida di Crippa, che ha pestato il giocatore dell'Inter dopo che l'arbitro ha fischiato. Verrebbe quasi da chiedersi se sono più nervosi gli interisti o i giocatori del Napoli. Ma qui naturalmente sono nervosi tutti in questo momento, non c'è da fare, specialmente i primi minuti. Perciò fa bene l'arbitro essere vicino all'azione e a fischiare il più possibile. Diego Armando Maradona, l'uomo che 2 anni fa ha vinto praticamente da solo un mondiale, la nazionale argentina non era forse la più forte del lotto ai mondiali dell'86, però c'era questo straordinario giocatore che ha portato all'Argentina la Coppa del Mondo. Poi l'anno successivo si è ripetuto portando il Napoli alla vittoria del primo scudetto. Anche se ha un'onta indelebile sul fallo di mano che gli ha consentito di eliminare la squadra inglese. E poi sul fallo di mano ti farò una domanda: per un Inter Lazio finito 1-1. Non mi ricordo. Il rinvio del portiere Zenga, il pallone è servito sulla sinistra a Brene, poi la palla torna a Zenga. C'è una marcatura fissa di Baresi su Maradona.
marcatura fissa di Baresi su Maradona in nazionale negli ottavi di finale nell'86 in Messico. Berzot mise Baresi su Platini, però non con grandissimi risultati. Sì, beh, quello è un altro discorso, però quando c'è un giocatore così importante, così forte nella squadra avversaria che va fuori dagli schemi, devi giocare la marcatura. Roberto dice che l'importante è non fargli arrivare il pallone. Sì, in effetti fu sbagliato quando giocammo Breme. La battuta di Breme verso il centro va a liberare di testa Renica, poi il pallone per Massimo Crippa, quindi il servizio sul settore di destra in direzione di Corradini, riceve De Napoli, viene spinto De Napoli da parte di Diaz, c'è il fallo in favore del Napoli. Maradona inquadrato sul pallone, Fernando De Napoli proveniente dall'Avellino. Napoli che si porta ora in avanti. Il centrocampista di Napoli generoso. Come anche Massimo Crippa. Sì, hanno il peso del centrocampo del Napoli, loro due. Quella di Crippa è stata una vera e propria folgorazione per il Torino, lo videro giocare nel Pavia. Poi lo portarono a Torino in un anno a Napoli, passando per l'Under 21. Giocatore, un buon giocatore di carattere, anche lui. Giocatore che di quantità, a volte un po' eccessivo, grintoso, ed è uno di quei giocatori che vorresti sempre avere in campo. Roberto, siamo al primo pericolo. Sì, punizione, certo che quando palla inattiva, quando va sulla palla Maradona, è sempre la squadra avversaria deve sempre stare molto attenta. 3, 4, 5 uomini in barriera, due giocatori del Napoli davanti, sì, che gli fanno... Zenga allarmato ovviamente. Sì, certo, è un punto di riferimento. La conclusione però è di Renica, tenta la sventola Renica, la palla finisce abbondantemente a lato. Sì, forse era troppo lontano per Maradona, che di solito lui preferisce far passare sopra la palla sopra la barriera, qui era un po' troppo lontano. Due modi completamente diversi di calciare, Renica potenza, sì. Diego Armando Maradona di precisione, quadratura per Zenga, oggi potrebbe essere il protagonista della partita. Napoli che schiera tre attaccanti come Careca, Maradona e Carnevale. L'Inter contrappone Diaz, Matteo e Serena. E vedremo come Trapattoni andrà a schierare la squadra, se chiederà all'Inter di giocare o di attendere l'avversario nella propria metà campo. Ma credo che l'Inter farà la sua partita, giocherà nel modo che ha giocato fino adesso, con l'unica variante che Baresi va in marcatura fissa su Maradona. Fino ad ora l'Inter ha vinto 10 volte, ha pareggiato 2, 22 punti, Napoli ne ha 19, ora cerca di entrare in area di rigore Careca, viene anticipato da Bergomi, il pallone è servito a Zenga per Berti. Sono in più di 80.000 a tifare per il Napoli. Diaz, poi Berti, quindi Zenga. Inter che sembra voler tenere basso il ritmo almeno nei primi minuti, è importante non lasciare tra virgolette gasare la squadra di casa. Sì, di solito la squadra che gioca in casa il primo quarto d'ora ha delle grosse sfuriate per intimorirti e poi sostenuta dal pubblico, perciò giustamente, come hai detto, l'Inter abbassa i toni della gara. Primo corner comunque è per i nero azzurri, vedremo chi andrà dalla bandierina a calciare, si porta nella zona d'angolo Matteoli, Serena è sul secondo palo, poi il servizio per Matteus per Diaz, la conclusione raso terra di Diaz con la palla che finisce fuori, lo ricordiamo, tra Diaz e Maradona non corre buon sangue, i due hanno vinto insieme il mondiale Under 20, poi c'è stato qualche problema tra il centravanti dell'Inter e il giocatore più popolare di Argentina, a tal punto che Maradona ha detto no, Diaz in nazionale io non lo voglio. Probabilmente Diaz aveva saputo che Maradona non lo voleva in nazionale e doveva fare un passo indietro, tant'è vero che credo che ci abbia rimesso Diaz, perché da quando c'è Maradona in nazionale lui non gioca più. Non ha più giocato con la maglia della nazionale argentina. Il pallone in direzione di Carnevale, sui Dulce Bergomi, poi il servizio per Careca, quindi per Crippa, il passaggio dentro per Maradona che viene anticipato da Beppe Baresi, però secondo l'arbitro Lobello ha commesso fallo.
calcio di punizione per il Napoli. Partita difficile da arbitrare, però mi sembra che Lobello abbia capito tutto e si stia comportando in modo da tenere la partita in pugno. Roberto, i giocatori di classe non sono imprevedibili solo per i difensori ma anche per gli arbitri tante volte, nei movimenti. Sì, ma poi qui sono imprevedibili tutti perché la posta è altissima, perciò c'è una tensione massima. Zenga chiede di coprire bene il primo palo alla barriera, siamo ai 30 metri, vedremo se sarà ancora Renica a calciare. Maradona comunque è in grado di calciare anche da fermo, poi per Renica la sventola fuori di Renica. Sì, era sulla parte mancina, il tocco di Maradona era sul piede giusto per Renica, però la tirata alta, era col corpo un po' troppo indietro, la palla si è alzata. Zenga subito battezzato fuori la palla. Mateus, errato il controllo di Mateus, poi il retropassaggio ancora per Zenga. Zenga su Mandorlini, poi c'è Ferri, quindi Berti gira subito sul settore di destra per Bergomi. Poi il colpo di tacco di Diaz per Bergomi, la palla che finisce fuori, rimessa in favore del Napoli. Mi pare una buona azione questa. Buona azione, probabilmente Bergman non si aspettava il colpo di tacco di Diaz e ha controllato malissimo la palla che è uscita in fallo laterale. Berti viene fermato da Francini, poi la palla recuperata da Mateus ai 18 metri, ha calciato male di sinistro. Mateus ha colpito male il pallone, si poteva fare di più. Certo, grossa ingenuità di Renica che fa questo passaggio trasversale e la palla viene intercettata da Mateus che secondo me poteva andare ancora avanti, però dopo ha voluto fare questo tiro malissimo la palla. Il rinvio sarà operato da Giuliani, tutta lunga, di testa va Bergomi, poi il pallone controllato a metà campo da Matteoli, poi Breme. Il lancio in profondità per Diaz. Diaz si porta sulla sinistra, mette al centro, c'è corner ancora. Corner per l'Inter, è la seconda battuta d'angolo per la formazione nero-azzurra. Beh, l'Inter sta giocando in contropiede, aspetta lì e poi riparte. Visto le due marcature, Bergomi su Carnevale e Ferri su Careca. Corner in favore dell'Inter. Lobello fa attenzione a ciò che viene al centro area, troppo bassa la battuta, va a liberare Maradona, poi in avanti il colpo di testa in direzione di Careca, di testa anche impenna la palla Bergomi, poi si porta in avanti, attenzione Careca ancora, Careca davanti al portiere, la conclusione su Zenga, ha servito Careca, Francini, bella l'intuizione di Francini per Careca. Non è tutto regolare perché Careca è partito, non era in fuorigioco, è stato bravo a Ferri, mi sembra, sì. Per fortuna Careca, per fortuna dell'Inter non si è buttato, che potevano starci anche. E poi ha perso il passo al momento di concludere la rete. Vediamo, qui non c'è contatto tra i due, battuto il corner, il colpo di testa dell'Inter a liberare, ma è un pericolo quello corso al decimo minuto. Di testa Francini per Careca. Sì, anche Mandorlini era fuori posizione, infiltrare da questo passaggio, si è fatti sorprendere da questo passaggio che ha proprio tagliato tutta la difesa. Un colpo di testa di Francini, Inter che va in difficoltà, calcio di punizione in favore del Napoli, quadratura per Beppe Baresi, l'uomo deputato alla marcatura di Maradona. La partita sta entrando nel vivo, sta salendo di tono secondo me. Berti, in avanti, poi il controllo da parte di Maradona e questo è un colpo. Un colpo di genio quello, sì, di Maradona. D'altra parte, diciamolo francamente Roberto, allo stadio si va per vedere, vedere questo quando, e altro. Quando gioca questo, il biglietto che paghi viene sempre ripagato appunto perché dalle sue giocate, perché questo è talmente proprio un genio in campo. Il rinvio di Zenga, il colpo di testa di Diaz, poi va a colpire Ferrara, giocatore giovanissimo Ferrara. Breme
e si è rimesso dopo l'infortunio patito contro il Bayern di Monaco. Un acquisto più che azzeccato per l'Inter, quello di Andy Brehme. Sì, importante, è un giocatore di nazionale, adesso quella fascia lì c'era bisogno. Il fallo commesso ai danni di Serena. Inter che non ha nessuna fretta, anche se siamo ad inizio gara proprio. Sul pallone Matteoli. Vedremo se oggi Matteoli giocherà un po' decentrato sulla destra oppure se giocherà al centro davanti alla difesa a impostare la manovra come ha fatto fino ad ora. Direi che il più basso è Baresi, che appunto gioca su Maradona, e con Matteo a sinistra e lui a destra. Tentativo di Diaz, viene fermato, poi è Matteoli che mette in mezzo, troppo corto il passaggio per Mateus, libera Renica, la sfera è controllata dai nerazzurri con Mandorlini che sventaglia a sinistra, lungo il pallone per Serena che stava risalendo, ed è il Napoli che può controllare con De Napoli. Nando De Napoli, scambio con Careca, il passaggio in profondità per Crippa. Crippa è un centrocampista centrale che ora va sulla destra, mette in mezzo, il controllo di Mandorlini per Brehme, c'è anche Berti nelle vicinanze, avanza il giocatore tedesco che va a servire Mandorlini, ancora Mandorlini per Baresi, poi Diaz sulla tre quarti, di esterno per Serena, Diaz ancora, non si chiude il triangolo. Maradona è andato a servire ora in direzione di Crippa, poi c'è il fallo, anzi scusate, era Carnevale, Andrea Carnevale, attaccante della nazionale azzurra, Andrea Carnevale, subito fallo. Mandolini che ogni tanto si inserisce anche lui a centrocampo per nelle azioni di contropiede dell'Inter, oppure anche imposta un po' il gioco, però poi rientra immediatamente nella sua posizione. Inter che si è già fatta sorprendere una volta, dici bisogna stare veramente attenti appunto con quei giocatori che ha il Napoli. Colpo di testa di Francini e parata del portiere, un colpo di testa che non è pericoloso, però la palla era comunque indirizzata verso l'angolino. Sì, beh, parata così di ordinaria amministrazione, poteva anche fare a meno di buttarsi stavolta a Tenga. Baresi per Berti. Berti, il lancio per Serena che ovviamente fa un po' fatica quando si trova sulla fascia, e siamo quasi giunti al quarto d'ora, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 qui allo stadio San Paolo di Napoli. Renica, Crippa, una grossa emozione fino adesso, Roberto. Sì, questo lancio lungo che dove la difesa dell'Inter si è fatta sorprendere, e la palla è finita in calcio d'angolo. Siamo comunque in attesa di vedere una bella azione anche da parte dell'Inter con Diaz che viene fermato ora da Renica. Può ripartire il Napoli che manovra con Maradona, poi il passaggio per De Napoli, quindi sta per entrare in area e viene fermato Antonio Careca. Brehme, Mandorlini. Direi che è un Napoli concentrato, proprio convinto di voler dar battaglia all'Inter, sostenuti da un grande pubblico. Il passaggio per Mateus, c'è spazio a destra, Mateus torna sui suoi passi, Mateus poi cerca la progressione, non la trova, quindi cede indietro in direzione di Matteoli, posizione centrale, Matteoli ancora il traversone verso il centro, Roberto, si vede che non è un'ala Matteoli. Sì, era partito per fare una cosa, poi è rientrato, una volta che rientri perdi il tempo, perdi tutto e la palla è finita ai difensori del Napoli. E Corradini ad aver anticipato ora Aldo Serena. Renica. Renica anche lui ogni tanto fa queste apparizioni a centrocampo come uomo in più, però poi si ferma, tocca la palla a un altro centrocampista e rientra in posizione. Renica è più pericoloso su palla inattiva, sia su conclusione sia su corner. Su corner perché è alto, di testa colpisce bene. Giocatore che ha fatto molto bene nella Sampdoria, ha vinto anche la Coppa Italia con i doriani, poi è stato ceduto al Napoli. Maradona, Renica. Il pallone sul settore di destra De Napoli. Prova ancora la formazione azzurra, c'è un fallo commesso ai danni di Maradona.
No, ma credo che l'arbitro non ha fischiato, ha sorvolato, probabilmente ha ritenuto. D'altra parte, giocando uomo contro uomo, di situazioni simili ce ne saranno tante nell'arco della partita. Ma senz'altro, perché Baresi sa quale importanza ha la sua marcatura su questo uomo, che può decidere in qualsiasi momento la partita. Renica. Ricordiamo lo splendido gol segnato contro gli inglesi, è partito da prima della metà campo, è dribblati 6 e è arrivato davanti a Shilton, ha messo la palla in rete. Sì, vabbè, quello lì è stato un gol fuori categoria, forse. È difficile da poter immaginare che uno possa fare un gol del genere. La rimessa in gioco di Crippa, il tocco di Maradona, poi ancora Crippa. Riesce a superare molto bene Berti, Crippa, poi al momento di crossare si fa anticipare. Era andato un po' fuori tempo Berti, palla recuperata ora dal Napoli, ancora con Francini, il servizio per Maradona, fra due avversari, Maradona, il tocco per Crippa, ancora Maradona non riesce a controllare il pallone, c'è il fallo subito da Baresi. No, il fallo, penso che sia un fallo a favore del Napoli, ha fischiato prima, ha lasciato correre, però è stato un fallo sull'1-2 commesso da Baresi su Maradona. Calcio di punizione in favore del Napoli. Siamo giunti al 18° minuto, 0-0 qui allo Stadio San Paolo. Posizione che senz'altro Maradona metterà la palla in mezzo per la testa di qualcuno. Careca, Carnevale, Renica. Renica. Eccoli qua i tre giocatori del Napoli, tutti uno vicino all'altro, pronti a saltare. Ottimi saltatori. Barriera dell'Inter con due uomini. Il tocco per Maradona, il traversone al centro, fra le braccia di Zenga. Zenga ha qualcosa da dire come sempre ai suoi difensori. I portieri non vorrebbero mai che tirassero in porta, d'altronde ci sono anche gli attaccanti, gli attaccanti della squadra avversaria. Il pallone ora per Matteoli. Sulla destra c'è Beppe Baresi. Si allarga e fa movimento Diaz. Il servizio all'indietro in direzione di Matteus. Fianco a lui c'è Bergomi, Matteus mette la palla in avanti. Subisce fallo Matteoli. Matteoli che si è portato nella posizione di centrale, che è molto più consona alle sue caratteristiche, quella di ala. Matteus sulla sfera, il tocco per Baresi, il servizio in direzione di Berti, anzi di Diaz, scusate, la finta, poi va a liberare Renica, rimessa in gioco. Quello che non capisco è che Diaz, che va sulla fascia destra, che poi quando deve calciare di destra non è capace. Come in questo caso, si è liberato bene, però dopo col destro ha ciccato la palla. È un mancino Diaz. Mancino puro. Baresi, poi il traversone di Matteus, corpo e mano. Corpo e mano, l'arbitro finge di niente, finge di nulla, dice di continuare a giocare. Ma l'avversario era vicino, probabilmente ha ritenuto involontario. Matteus, serena. Il traversone, va a liberare Crippa, spara la palla lontana in Napoli, palla recuperata da Mandorlini, poi servita a Matteoli, quindi il pallone indirizzato verso Matteus. Noi segnaliamo il gol del vantaggio del Milan con Van Basten, Milan 1, Como 0, e fra Fiorentina e Juventus è sempre 0-0, mentre all'Olimpico segna un giovane Paolo Di Canio. Lazio in vantaggio sulla Roma per 1-0. Al primo derby Di Canio ha trovato il gol. Matteoli, traversone in mezzo per Serena, no, questo è fallo, non fischia l'arbitro. Il traversone ancora in mezzo. Meno male che Serena probabilmente si è fermato, perché c'era la faccia del difensore, penso Ferrara. Sembrava Ferrara. Se avesse calciato ci sarebbero fatti male davvero, cioè, probabilmente. Il difensore del Napoli avrebbe preso un bel calcio in faccia. Probabilmente non ha calciato, ecco perché l'arbitro non ha fischiato. L'anticipo di Ferrara, molto bello. Serena è riuscito a fermarsi in tempo. Renica. Palla lunga, qui da Napoli, Roberto, è partita in un certo senso la vostra rimonta, quando nel 70-71 l'Inter vinse lo scudetto,
Napoli. Il Napoli vinse 2-1, ma nel viaggio di ritorno a Milano fu compilata una tabella. Sì, fu la prima partita, credo, di Invernizzi dopo l'esonero di... la seconda di Invernizzi dopo l'esonero di Roberto Herrera. Perdiamo una partita strana che potevamo anche benissimo vincerla. In vantaggio al 45esimo con Jair l'Inter, alla fine del primo tempo. Sì, poi con un gol sbagliato, clamoroso, da parte mia. Però l'Inter si, fece una bella partita e da lì iniziò la grande rimonta e vinciamo lo scudetto. Renica. Avanza Renica. Il giocatore del Napoli cerca spazio, cerca qualche compagno libero, sbagliato il passaggio in profondità. Certo, quando un centrocampista, specialmente un libero, va a metà campo, deve sveltire il gioco. Una volta che rallenti, tolta la sorpresa iniziale. Giocatori che in avanti forse non sono riusciti a fare movimento come avrebbe voluto Renica, però ha temporeggiato troppo, ha perso 4-5 passi flemmatici con la palla tra i piedi. Corradini. Francini che subisce fallo a metà campo, la punizione battuta per Diego Armando Maradona. Maradona va sulla sinistra fra due uomini, cerca un gioco di gambe, poi un colpo di tacco che viene però intuito da Matteoli per Serena. Riparte l'Inter. Bello il duello con Varese, perché anche Varese è uno che si fa rispettare ed è molto attento. Mandorlini. Inter che riparte dalle retrovie. Eccolo qui, Mandorlini. Bergomi, inquadrato col numero 2, poi è Matteoli che riceve il pallone. Matteoli va a centrare il campo, il servizio per Serena, il tocco all'indietro per Berti, poi la palla messa a terra da Baresi. L'Inter potrebbe andare sulla sinistra dove c'è Breme da solo, ma invece va a destra con Matteoli. Bergomi. Troppi passaggi in centrocampo, l'Inter molto leziosa. C'è da dire anche che il Napoli però non si scopre non assolutamente. Non si scopre, esatto, sì. C'è questo possesso di palla da parte dell'Inter, però che non sfocia nessuna azione pericolosa. Bergomi, poi Matteoli, cerca spazio, il servizio per Bergomi, in area c'è Serena, a fianco a lui c'è Diaz, palla persa dall'Inter. Vogliamo dire che né Trapattoni né Bianchi sono due che mandano le squadre in avanti in maniera dissennata. Sì, giocano nello stesso modo, colpendo in contropiede. Serena, scusate, Matteus, poi il pallone offerto a Matteoli. Matteoli all'indietro ancora per Matteus, una finta, poi il pallone in mezzo, lungo il pallone calciato, la lotta al Matteus. 0-0 e sono quasi 25 minuti di gara nel corso del primo tempo. Sì, l'Inter amministra questa partita in un modo tranquillo, comunque non ha ancora tirato in porta, l'unica occasione gli si è presentata a Careca. Il rinvio di Giuliani, il controllo da parte di De Napoli, poi la palla offerta a Careca, fra Careca e Ferri, è duello vero. Duello Ferri vero. È un ottimo stopper. Sì, certo. Quando ti marca Ferri non è che passi una bella domenica, è difficile. Guardatura per Diego Armando Maradona, questi è Andy Breme. E questo è Ferri che protegge il pallone, viene spinto Ferri, ma torniamo comunque in diretta con Berti che non riesce a controllare come vorrebbe. Riparte il Napoli, pallone recuperato dalla formazione nerazzurra con Berti per Diaz, gioca forse un po' troppo lontano dalla porta Diaz. Francini perde la palla. Sì, poi viene sempre sulla fascia destra, lascia Serena come punta centrale, ma è giusto che si muova, ma non troppo, deve dare un punto di riferimento, anche un punto più lungo verso la difesa del Napoli. Ecco Roberto, l'Inter a sinistra è andata molto raramente, dire che Breme è un giocatore che spinge moltissimo. Come in questo caso. Il pallone messo al centro dal tedesco, lungo per Serena. Sì, però l'unico che salta Serena in mezzo a quattro. Diventa veramente difficile poi colpire il pallone. Perciò quando sulle fasce laterali, quando l'Inter si esprime, sarebbe più logico che Diaz giocasse più vicino a Serena. Carnevale De Napoli, a fianco lui c'è Renica, si ferma Renica così De Napoli ha più spazio. Va a servire ora Fusi,
Musi che è sempre stato un po' fuori dal gioco, un giocatore che si vede poco però è molto utile tatticamente. Maradona ha visto Zenga un po' fuori dai pali, ha cercato di sorprendere il portiere nerazzurro con questa conclusione. Bravo Zenga però a fare un paio di passi e recuperare la posizione. Deve stare attento Zenga, perché Maradona sembra che guardi la palla ma guarda anche dove è piazzato lui. E col piede che ha bisogna stare appunto. Può giocare scherzi di ogni tipo Diego Armando Maradona. Ricordiamo un suo straordinario gol segnato su punizione contro la Juventus a San Paolo in area di rigore. Roberto, quel piede mosso in maniera innaturale. Incredibile, la palla era impossibile che andasse lì e lui è riuscito con la palla teleguidata, sembrava. Mateus per Matteoli. Poi il pallone verso Diaz. Noi qualche volta ricordiamo qualche gol segnato da Maradona, ma ne ha fatti così tanti e così tanti belli. E Roberto. Ah beh, certo, sì, sì. Che se ne possono ricordare 4-5 in 90 minuti, ma ci sarebbe da passare un giorno a ricordare quello che Diego Armando Maradona ha fatto fino ad oggi. Ha fatto sognare il Napoli, ha fatto vincere lo scudetto al Napoli, ha fatto vincere il Mondiale, perciò. Ha fatto sognare anche i tifosi del Barcellona, dobbiamo dire. Sì, forse sì, sì. Sono quei giocatori che sono dei numeri uno anche nel momento, nel periodo che giocano loro, sono a livello mondiale numero uno. Eccolo qui l'arbitro Lobello che dice ai giocatori dell'Inter di non perdere tempo. Siamo quasi alla mezz'ora, sempre 0-0 il punteggio. Va la battuta della punizione Maradona, fa movimenti in area Francini, c'è anche Careca. Poi la battuta di Maradona in mezzo, salta bene Carnevale. Il colpo di testa di Carnevale che si dispera ma ha fatto il massimo. Sì, questo è uno schema perché appunto hanno fatto del movimento per liberare Carnevale e la palla lunga di Maradona gliel'ha messa proprio sulla testa. Forse era un attimino decentrato per poter concludere. Lui è stato bravo perché non c'era spazio e ha cercato il palo più lontano. E l'Inter che riprende a giocare, dunque due le azioni degne di nota fino ad ora. La prima una percussione di Careca, la seconda questo colpo di testa di Andrea Carnevale. Breme di prima per Diaz, Diaz che va a sinistra questa volta, è marcato Diaz da Corradini, poi appoggia Breme, ancora Diaz di al centro di prima intenzione, sbaglia completamente la misura del cross, ma è stata una buona azione questa. Sì, bel dialogo fra Diaz, Breme, però purtroppo il cross è da dimenticare. Diaz ha sbagliato qualche cross da destra, ha sbagliato questo cross da sinistra. Però stavolta perlomeno l'azione l'ha fatta bene, ha fatto questo uno, due volte. È che purtroppo dopo in mezzo ci deve essere qualcuno che segue sereno, perché altrimenti è inutile che lui si sposti sulle fasce. E possono entrare ovviamente in area Berti e Mateus soprattutto. Napoli che ora si rende pericoloso con Carnevale, ma c'è il fallo fischiato dall'arbitro in favore dell'Inter. Carnevale dovrebbe aver spinto. È stato talmente veloce che comunque l'arbitro è stato molto deciso. Probabilmente c'è stato un fallo di Carnevale su Ferri. Punizione in favore del Napoli. Scusate, dell'Inter, il fallo di Carnevale, insomma sì, c'è una mezza spinta. Visto così c'era tra la palla e Carnevale c'era appunto Ferri, probabilmente inciampa sulla gamba portante di Ferri Carnevale. Berti, Roberto Boninsegna è sempre solidale con gli attaccanti e riusciamo a capire come mai dopo tanti anni passati nel cuore delle difese. Sì, perché gli arbitri non hanno mai capito che noi siamo delle vittime, ecco. Che noi giochiamo a pallone, è il difensore che deve distruggere, l'attaccante deve costruire e qua, per forza devo difendere la razza degli attaccanti, che siamo sempre stati bistrattati. Il pallone è servito ora in direzione di Corradini, poi la sfera in pennata da Careca, poi ancora Careca, perde il pallone. Delizioso questo tocco di tacco di Careca, è divertente, questi brasiliani ogni tanto fanno vedere i loro numeri che sono maestri. Rimessa in gioco per l'Inter, Stadio San Paolo un po' meno vociante rispetto all'inizio della partita. L'Inter non sta certamente facendo spettacolo, Roberto, ma fa quello che vuole Trapattoni. Certo, tenere basso il tono della partita senza apportare all'esasperazione il gioco che favorirebbe solo il Napoli.
rimessa in gioco per l'Inter, la palla controllata da Beppe Baresi, servita a Breme, poi il passaggio al centro per Matteoli, sulla destra sale dalle retrovie Bergomi, di esterno il servizio in direzione di Matteus, la palla finisce fuori, a mettere fuori è stato Renica, il libero. Matteus voleva il fallo, ma secondo me si è buttato, è giusto così la rimessa laterale. Poi ancora Matteus, questa volta salta letteralmente su Carnevale, Lothar Matteus. Qui non ho capito il fallo, perché insomma il fallo... Ha fatto una cosa strana sia Carnevale sia Matteus nel movimento. L'uno con l'altro, e naturalmente, come dicevo prima, l'arbitro favorisce il difensore. Il passaggio in direzione di Renica. E nel frattempo a Firenze la Juventus passa in vantaggio con Rui Barros. Gol della Juventus a Firenze, Fiorentina 0, Juventus 1. Milan sempre in vantaggio per una rete a 0 sul Como, e il derby di Roma tra Lazio e Roma è sull'1-0 in favore della Lazio. Gol segnato dal giovanissimo Paolo Di Canio. Crippa verso Giuliani. Qui la partita è molto abbastanza fiacca, data l'importanza della classifica che hanno queste due squadre. Comunque, in questi casi si dice che però la partita tatticamente è perfetta, perché i due allenatori si annullano tatticamente sono uguali, però bravo anche l'arbitro nel calmare subito le prime primi focolai, diciamo. Va al rinvio Zenga. 80.000 spettatori qui al San Paolo, tutti per vedere un gol di Careca o un gol di Maradona, contro la prima in classifica. Diaz ha commesso fallo, va Renica ora pronto a calciare questa punizione. Pallone lungo verso il centro, eccolo il controllo di Careca, palla messa a terra. Roberto, l'abbiamo detto prima, sono bravi, sembrava una foca questa con la palla sul muso. Corradini, stop elegante. Corradini ha, scusate, Francini, ha segnato un gol al Real Madrid in Coppa dei Campioni. Può ripartire in contropiede l'Inter ora con Mandorlini. Sale Breme sulla sinistra, il movimento di Diaz verso il centro, c'è anche Serena. Il traversone verso Serena di Breme è troppo corto. La palla recuperata dal Napoli ora con Crippa. Niente, il traversone che poteva andare ancora più avanti Breme, da lì è difficile servire un attaccante nel modo giusto. Poi la palla toccata da Baresi verso Diaz. Diaz va a sinistra, la meglio su Corradini. Il retropassaggio per Baresi, poi è Breme, quindi Matteus. Maradona che è andato a contrastare Diaz, una cosa abbastanza insolita. Visto che fra di due non corre buon sangue, non si sa mai. È a terra ora centro difesa del Napoli, Serena. C'è un calcio di punizione per l'Inter. E il fallo commesso ai danni di Serena, punizione in favore dell'Inter. È zona pericolosa questa, perché siamo in posizione centrale ai 20 metri. Potrebbe esserci la sventola di Matteus oppure da Matteoli. Serena si tiene il naso, d'altra parte può capitare che un attaccante incocci contro un gomito di un difensore. Gomiti alti ce ne sono sempre tanti. Fa parte tanti del gioco, probabilmente lì c'è stato uno scambio di posizioni e c'è stato uno scontro, perché l'arbitro ha ritenuto volontario. È una posizione bella per chi batte, naturalmente è una posizione che per il Napoli deve stare attento, perché lì si può fare gol. È troppo vicino, credo che... Sei uomini in barriera del Napoli, si aggiungono anche Diaz e Berti. Vediamo, sarà probabilmente Matteus a calciare la rete, c'è anche... Un tiro che tirano di potenza, è difficile fare passare la palla sopra la barriera, perché è troppo vicino alla porta.
ammonizione per Matteoli perché ha ritardato la battuta del calcio di punizione. È il primo ammonito della partita, Matteoli, per aver ritardato la battuta della punizione. Ancora la finta, poi è Matteoli sulla barriera. Ha cercato il palo del portiere, non sopra la barriera. Forse è stata calciata male questa punizione, poteva esserci sfruttata male veramente, perché in quelle circostanze lì è meglio sempre fare anche il passaggio, perché così tagli fuori la barriera. Sbagliata la battuta in favore di Berti, l'uscita sicura di Giuliani, e quindi riparte il Napoli sulla sinistra, riparte con il pallone gestito da Crippa, poi il servizio per Maradona, quindi Renica, poi sul pallone c'è Carnevale, Maradona non passa, è bravo Berti, è bravo Breme, scusate, a controllare, poi è di Napoli, ancora per Maradona, il colpo sotto per mettere in mezzo Carnevale, Renica davanti alla porta, il colpo di testa di Carnevale, poi Renica non è riuscito a spingere in rete. È bella palla di Maradona, è toccata, prolungata da Careca, però era un po' defilato, ha fatto questa mezza rovesciata un po' goffa. E la palla è andata alta fuori dalla, sopra la traversa di Zenga, dalla porta di Zenga. Tra l'altro ho visto anche il segnaline sbandierare un fuorigioco, dunque annullata in un certo senso l'azione di Renica. Il gol sarebbe stato annullato. Palla recuperata da Fusi, offerta a Carnevale, libera l'area di rigore, Carnevale al centro per Careca, non riesce a voltarsi Careca, Maradona la sventola sul viso di Bergomi. Napoli ancora in avanti, la conclusione in rovesciata di Antonio Careca, i complimenti di Berti. È un gesto tecnico eccezionale, l'azione di prima è stata, il Napoli è stato avvantaggiato che Ferri è scivolato, Careca si è involato verso la porta. No, Carnevale poi Careca che cerca una mezza rovesciata, non ci riesce. L'appoggio per Maradona, la sventola sul corpo di Bergomi. Sì, non è tutto regolare perché Berti o Bergomi? Bergomi si gira e poi Careca. Careca che tenta il grande gol con questo gesto tecnico, come dicevo, eccezionale. Napoli che si sta facendo pericoloso, sale di tono la formazione partenopea in questi ultimi minuti nel corso del primo tempo. Careca per Crippa, ancora Careca fra due uomini, perde palla, la recupera l'Inter con Berti. Roberto, e ora c'è veramente da aver paura, che bisogna concludere il primo tempo in è parità. È un finale in crescendo appunto del Napoli che tenta il tutto per tutto. 39 minuti nel corso del primo l'Inter tempo. Si difende bene, in questo caso comunque penso l'arbitro che aveva già fischiato. L'arbitro ha fischiato, calcio di punizione in favore del Napoli. Baresi non deve lasciare un istante Maradona perché è l'unico che lo può marcare. Anzi no, la punizione è per l'Inter. Tant'è vero che prima lui si era dimenticato un attimino di Maradona e ha messo subito in difficoltà la difesa interista. Matteus, poi è Matteoli, quindi c'è il lancio in direzione di Serena deve rientrare parecchio, poi Matteoli mette dentro di prima su Berti, subisce fallo il giocatore nero-azzurro. Anzi no, era Matteus che si appresta ora a calciare la punizione per il fallo subito. Fianco a lui c'è anche Matteoli, vedremo come Matteus sfrutterà questa occasione. 41esimo minuto. Ferri va a saltare. Matteus verso il centro, poi libera di testa Renica, ma c'è un fallo. Fallo di Ferri, fischiato a Ferri che si era appoggiato probabilmente. Calcio di punizione in favore del Napoli, mentre a Firenze ha pareggiato su calcio di rigore Roberto Baggio. Fiorentina e Juventus sono ora sull'1-1, Juve in vantaggio con Rui Barros, pareggio per la Fiorentina di Roberto Baggio. La bandiera del Napoli con l'effigie degli attaccanti, Maradona, i 20 metri, Zenga! Bella parata di Zenga, naturalmente c'era Breme per terra, Zenga lo fa notare. Comunque come Maradona riesce a liberarsi dalla marcatura stretta di Baresi, crea dei grossi problemi, dei danni. Bergomi a terra Breme, non vorremmo
ci sia un altro problema al giocatore tedesco. Ricordiamo che nella pausa natalizia, durante un'amichevole a Stradella tra l'Oltrepò e l'Inter, si è infortunato anche Diaz. Ma qui mi sembra che... E poi è riuscito a rientrare in campo, sì, in questo periodo, però lo ricordiamo, qualche problema fisico per i giocatori nero-azzurri anche durante la pausa natalizia. Beh, se, queste amichevoli bisogna farle, ma sono pericolose perché si gioca sempre contro della gente che si vuole mettere in mostra, invece servono solo per le grandi squadre. Battuta verso il centro con Breme che libera, quella partita fu giocata perché lo ricordiamo nell'estate da Stradella, dall'Oltrepò è giunto all'Inter Verdelli, giocatore che ha fatto un salto enorme, Roberto, dalla Serie D, dal campionato interregionale alla Serie A. Ah certo che non è facile giocare in Serie A dopo che hai giocato, comunque ci sono questi casi che è bello anche per questi giocatori che giocano in categorie inferiori poter sperare di giocare in Serie A. Il pallone servito ora a Corradini, poi è Crippa che può concludere fuori. Zenga è volato a difendere la porta, la conclusione di Crippa comunque fuori di poco. Sì, mi bel tiro, però mi sembrava che forse che Zenga era sulla palla. Era sulla palla, so. Walter Zenga. Napoli che finisce in crescendo, veramente l'Inter un po' alle corde in questi minuti finali. Inter che comunque nel primo tempo non ha mai tirato in porta, Giuliani non ha dovuto compiere parate, Napoli pericoloso in almeno 3 o 4 occasioni. Sì, due in particolar modo. Però l'Inter sta giocando una partita troppo difensiva, comunque si vede. Diaz, Matheus è libero, attenzione, riesce a toccare per Berti. L'Inter è così, si difende e poi aspetta che venga l'occasione giusta, come in questo caso un contropiede che poteva finire anche meglio. Non ci ha creduto molto Berti. Gli ha dato la palla un po' sporca, in ritardo Matteo, perché voleva andare a concludere lui, poi quando non ha potuto più concludere lui gliel'ha data. Ed era tardi secondo me. Fallo ai danni di Carnevale, fallo commesso da Matteoli. Tra l'altro è l'unico giocatore che è stato ammonito fino ad ora, Matteoli. Punizione per il Napoli nella zona di centrocampo, siamo praticamente al 44esimo del primo tempo. De Napoli sul pallone, a fianco a lui c'è Corradini, la battuta verso il settore di destra per Maradona, c'è il fallo a mio avviso commesso ai danni di Maradona da Beppe Baresi, ha cercato di trattenerlo Roberto. Sì, ha cercato di anticiparlo, non ce l'ha fatta e poi ha usato anche le mani penso, perciò credo che la punizione ci possa stare. Maradona, Baresi l'ha marcato bene, qualcosa gli deve pur concedere, questo è Maradona, questo è immarcabile, ecco, lo sta marcando bene, e d'altronde ogni tanto ti devi aiutare anche con le mani. Due uomini in barriera, sulla palla c'è Maradona, può anche tirare in porta da lì. Maradona, il traversone, sale la bandierina, no, del segnalino. Una scodellata anonima, se vogliamo, verso il centro, il rinvio di Zenga. Era proprio una... Matheus. E finisce qua il primo tempo, 0-0 allo stadio San Paolo di Napoli. Ci risentiamo per la ripresa. Il primo tempo qui al San Paolo tra Napoli e Inter, di nuovo buon pomeriggio da Cesare Barbieri e Roberto Boninsegna. 0-0 occasioni per il Napoli, Roberto, 2 nel corso del primo tempo, una mezza occasione per l'Inter con un tiro di Berti. Sì, brutta Inter, un po' troppo timorosa in questo Napoli che ha avuto veramente due belle palle gol. Vediamo comunque il secondo tempo se l'Inter riuscirà a fare qualcosa di meglio. Né Trapattoni né Ottavio Bianchi hanno operato sostituzioni nel corso dell'intervallo, dunque ribadiamo le formazioni delle squadre in campo. Il Napoli schiera Giuliani, Ferrara e Francini, Fusi, Corradini, Renica, Crippa, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale, l'Inter, Zenga, Bergomi e Breme, Baresi, Ferri, Mandorlini, Matteoli, Berti, Diaz, Matheus e Serena. Inter primo in classifica con 22 punti, seguito dal Napoli a quota 19, terza la Juve a 17 in questa stagione che per il momento sembra essere trionfale per l'Inter.
che su 12 partite ne ha vinte 10, ne ha pareggiate 2, una a Verona 0-0, l'altra in casa con la Juventus 1-1. E l'Inter che manovra ora con Matteoli, palla persa, attenzione a Maradona, Maradona con Baresi, è stato un bellissimo duello nel corso del primo tempo. Duello leale, senza picchiare, senza fare troppi falli, lo sta marcando bene, gli ha concesso qualcosa, ma d'altronde è anche logico che Maradona se lo trova e si permette, questo è ben altro. Inquadrata la panchina dell'Inter, Maradona ai 30 metri con la palla nel primo tempo da questa posizione, la punizione l'ha calciata Renica, ora Maradona si allontana, lascia sulla sfera un compagno, Trapattoni ha qualcosa da dire, è agitato, appena inizia il secondo tempo subito si agita un po' Trapattoni. Non lo so, bisogna chiederlo a lui cosa, perché non... Forse non era d'accordo sulla punizione che l'arbitro aveva dato a favore. Il rilancio lungo di Breme, la palla messa a terra da Corradini, poi offerta a Renica. Qui non fa pressi, niente, aspetta e basta. La battuta di Renica, il controllo di Careca, troppo solo, anche se sulla tre quarti, attenzione lo scambio con Carnevale, va in chiusura Mandorlini. Poi Maradona. Sempre Franco Bollato da Baresi. Maradona. Verso il centro c'è Careca, poi il fallo commesso. Un'altra punizione a favore del Napoli. Fallo commesso da Ferri. Zenga scuote la testa, dall'altra parte qui la punizione fa paura, perché siamo ai 20 metri. Qui la tira di sicuro Maradona. 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Juventus. Milan in vantaggio 1-0 sul Como, Lazio in vantaggio sulla Roma 1-0. Sampdoria in vantaggio a Pescara con Vialli alla fine del primo tempo e Atalanta in vantaggio sull'Ascoli 1-0 con gol di Paulinho e Vahir. Il Bologna invece ora si porta sul 2-0 contro il Lecce, doppietta di Marronaro. D'altronde queste partite, quando sono giocate così tatticamente perfette, la partita viene risolta quasi sempre su un calcio piazzato. E attenzione dunque a questa profezia di Roberto Boninsegna. Speriamo di no in questo caso. Maradona contro Renica. Maradona con Renica a fianco. Ci sono due barriere. La prima di giocatori del Napoli, la seconda di giocatori nero-azzurri. La sventola di Renica. Incredibile, l'ha fatta tirare a Renica. Oggi proprio Maradona non si sente in giornata per tirare le punizioni. Da lì si poteva tirare di sinistro. Sì, a far sopra la barriera. Perché... specialmente Maradona, poi quando citavi che la punizione che fece la Juventus, addirittura era in area, era ancora più vicina. Ecco Roberto, il senso di queste due barriere, la barriera di giocatori del Napoli davanti a quella dell'Inter. Prima di tutto per coprire anche il portiere e in più dopo per dare il riferimento a chi calcia. Calcio di punizione ancora. Non inizia bene la ripresa l'Inter, Napoli che invece è sorretto dal proprio pubblico si porta in avanti alla ricerca del gol del vantaggio e vista l'Inter fino ad ora, se il Napoli dovesse segnare, Roberto, sarebbe difficile riuscire a pareggiare. Non abbiamo passato la metà campo in questa frangente, tre punizioni contro, tutte e tre dal limite. Sono punizioni pericolose. Ecco, e l'arbitro ora si porta a 9 metri e 15. Barriera a distanza regolamentare, ovviamente quando viene fatta rispettare la barriera con Maradona pronto a calciare è un problema serio per il portiere. C'è anche Careca, che è un altro giocatore dotato di un ottimo tiro, dietro c'è Crippa pronto a calciare, insomma con Careca e Maradona sul pallone non abbiamo nulla contro Crippa, no, ma certo, a calciare dovrebbe essere o il brasiliano o l'argentino. Fuori di poco la battuta di Maradona. Zenga l'ha battezzata fuori, ma... Sì, l'ha messa sul palo lontano. Pensavo anch'io che mettesse la palla sopra la barriera, invece ha cercato il palo più lontano. Zenga l'ha battezzata fuori. È andata fuori di poco. Grande comunque la conclusione di Diego Armando Maradona. Ora alla squadra capoclassifica, però è lecito chiedere qualcosa di più di quanto l'Inter non abbia fatto fino ad ora. Serena mette la palla fuori in marcatura su lui Corradini. Serena è bravo nel stoppare la palla, fa respirare la squadra, perché altrimenti non veniamo più fuori dalla metà campo. Ha ottenuto questa punizione, così la squadra
è un ruolo ingrato questo di Serena, perché deve prendere botte. Però lo deve fare. Sul pallone c'è Breme, va a calciare Breme verso il centro, Serena di testa, da fuori area, tra le braccia di Giuliani. Bel colpo di testa, ma era troppo lontano. Forse più per un compagno che doveva inserirsi che non per inserire il portiere. Esatto, un po' mettere in condizione un compagno di andare in. 6 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, Maradona, accelerazione! E c'è Mandorlini che ora interviene in maniera pallosa su Maradona. E per qualche minuto si è agitato il fantasma del Maradona contro l'Argentina, contro l'Inghilterra. Niente, come Bergomi lo lascia, Baresi lo lascia un attimo, questo fa dei disastri, bisogna stare attenti, perché quando ti punta così è immarcabile. Un giocatore straordinario, Diego Armando Maradona. Barriera dell'Inter ora formata da 3 giocatori, forse 4. Zenga chiede di coprirgli il primo palo, poi c'è da stare comunque attenti anche a centro area con Carnevale, Corradini, Bergomi, anticipa Carnevale, poi Maradona si butta sul pallone, tocca Beppe Baresi, l'ultimo a toccare il giocatore argentino, capitano dell'Inter, Baresi per Matteoli, il servizio in direzione di Berti, poi la battuta lunga di Berti verso Breme, ma totalmente sbagliata la battuta di Berti. Sì. Riparte il Napoli, passaggio trasversale molto lento, alto, era intercettabile da qualsiasi giocatore. Perde palla Careca, va Mateus, bravo Renica in chiusura, quindi la sfera offerta a Crippa, Crippa sulla sinistra, si accentra, non è un gran tiro quello di Massimo Crippa, ci ha provato, il tiro era potente, però era sbilenco. Giocatore di quantità Massimo Crippa, comunque ha saputo farsi largo, come dicevamo in precedenza, in un paio d'anni è approdato dalla Serie C2 col Pavia, fra l'altro Serie C2 vinta, al Torino, poi al Napoli, passando per una maglia azzurra con l'Under 21, maglia azzurra collezionata come fuori quota. Passaggio per Giuliani, il rinvio con la palla che giunge a Maradona. Luce Berti, punizione in favore del Napoli, e ogni partita per Maradona è un calvario. Vabbè, sì, d'altronde sta prendendo quota Maradona in questa partita, sta salendo di molto, sta entrando lui nel gioco, diventa molto pericoloso per l'Inter. Maradona, Carnevale, Careca anticipato, deve stare più attento appunto Baresi nel controllarlo. Riparte con Matteoli l'Inter, poi è Serena che viene fermato a centrocampo da De Napoli. Crippa e De Napoli sono due veri mastini a metà campo. Ora c'è un fallo. Un brutto fallo di Diaz su De Napoli. Comunque. Tutti e due sono passati da Avellino. De Napoli ci è cresciuto nell'Avellino. Lungo il pallone. L'Inter invece ha prelevato Diaz dall'Avellino in estate dopo aver fatto sostenere a Majer, giocatore algerino del Porto che segnò in finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern un gol di tacco, gli esami clinici al Policlinico San Matteo di Pavia. Il responso fu dei medici del Policlinico San Matteo fu che appunto Majer aveva dei seri problemi alla coscia e non poteva giocare in maniera continua e costante. A questo punto in estate l'Inter in pieno agosto scelse Diaz. Maradona, l'apertura per Crippa, Crippa ancora, traversone verso il centro dove c'è Careca che impenna la palla di tacco, poi Maradona ancora in area per Crippa e poi mette la palla in corner Mandorlini. L'Inter è un po' alle corde in questo frangente, il Napoli spinge, vuol fare solo la partita. L'Inter resiste abbastanza bene, però comincia a essere un po' troppo in affanno. Maradona, il traversone verso il centro, libera Mandorlini, poi ancora Renica per Crippa. All'indietro il pallone servito a Corradini, poi il servizio in direzione di De Napoli. Si è visto poco Fusi fino a questo momento. De Napoli ancora, persa palla. Punizione per il Napoli. Roberto, tu nel primo tempo ricevi la squadra di casa a un quarto d'ora nel quale prende quota l'inizio del primo e del secondo tempo.
sorretta dal pubblico, e questo è un quarto d'ora. Questo è un quarto d'ora pericolosissimo, è un quarto d'ora che si aspettava, però l'Inter subisce e basta. D'altronde comunque, finché non prende gol può anche giocare così, però deve stare attenta, ecco. Perché se prende gol e poi diventa difficile recuperare contro un Napoli. Ancora in mezzo Careca, il salvataggio di Serena, l'ultimo difensore dell'Inter. Il centravanti va a salvare quasi sulla riga di porta sull'inserimento di Francini. Beh, è normale che un attaccante sulle punizioni vada in difesa a dar manforte ai propri colleghi. E Sereni in questo caso è stato determinante. Attenzione, ancora il Napoli in avanti, è il dodicesimo del secondo tempo. 12 minuti nei quali il Napoli si è portato in avanti mettendo in seria difficoltà l'Inter di Trapattoni. Il pubblico del San Paolo ovviamente tutto a sostenere il Napoli in questo sforzo. Napoli che vuole vincere. E merita di vincere, perché insomma... Però... Un successo porterebbe il Napoli a un solo punto dall'Inter. Inter che quest'anno fino ad ora ha perso in Coppa UEFA contro il Bayern di Monaco, aveva perso in precedenza, la sventola, traversa! E poi ancora fuori la conclusione di Francini, di Corradini. Il primo tiro mi sembrava di Fusi, però. Primo tiro di Fusi e il secondo di Corradini. Incredibile. Andiamo a rivedere l'azione. Fusi non si è visto tutta la partita, ha fatto questo gesto. La conclusione sulla traversa. Portiere battuto, c'è niente da fare. E poi Corradini di prima, anche lui, palla fuori. Brutto momento per Zegna. L'Inter ha perso 3-4 in Coppa Italia contro la Fiorentina a Piacenza. Sono quelle partite che nascono così, è difficile poi interpretarle. In campionato invece la squadra nerazzurra non è ancora subito sconfitte. E oggi però a Napoli l'Inter sta rischiando tantissimo. Bella anche la seconda conclusione di Corradini. Certo. Sembra un pugile un po' suonato l'Inter, un pugile che stia per cadere sotto i colpi del Napoli, però... Serena, in mezzo, attenzione! Gli gira anche bene. Berti, no, Matheus tenta di rovesciare la palla verso il centro, Matheus non ci riesce. E Bergomi... che recupera per Matteoli, poi il tentativo di Matteoli di servire Bergomi in velocità, il fallo commesso da Fusi, traversa colpita dal Napoli un minuto fa. Probabilmente questa traversa ha un po' scosso l'Inter. E anche perché si stava mettendo veramente male, certo, sì. Con tutti i giocatori in difesa si può rischiare di tutto, autogol compreso, Roberto. Sì. Poi insomma una squadra che è prima in classifica deve fare qualcosina in più. Breme, la punizione altissima sulla traversa. Andy Breme non ha inquadrato la porta. Punizione era fin troppo lontano cercare il tiro diretto. Comunque ci ha provato, la palla si è alzata e è andata in tribuna. Siamo quasi al quindicesimo minuto del secondo tempo, 0-0 sempre tra Napoli e Inter. Veramente un bel Napoli che ci crede, sta giocando la partita, diciamo, del campionato, ecco, se vince poi... Raddoppio di Gullit a San Siro, Como in difficoltà, Milan 2, Como 0, Van Basten e Gullit in gol fino ad ora per il Milan. Il pallone... controllato ora da Matteoli, Diaz, poi c'è Serena, poi ancora Matteoli per Matheus, fuori misura il passaggio, recuperata la palla da Renica. Il Napoli sembra meglio disposto in questo momento. Sì, sta giocando meglio disposto, però l'Inter è in campo con la sua formazione base, con tutti i giocatori nel suo ruolo, però bisogna dare atto al Napoli che sta giocando meglio, sta facendo veramente una grande partita. Inter che sembra cercare più che altro le incursioni di Matheus e Berti in velocità, sì, quasi sì. A mettere in difficoltà gli avversari. Il Napoli non lo lascia giocare e sono sorpresi da questa aggressività probabilmente del Napoli. Il pallone di Beppe Baresi in profondità dove c'è Serena che si porta sulla fascia laterale destra, viene messa a terra Serena. Ed è l'unico che tiene palla e dà respiro alla squadra con queste punizioni.
perché altrimenti l'Inter non riuscirebbe nemmeno a passare a metà campo. Calcio di punizione in favore del Napoli, dell'Inter, la battuta verso il centro per Serena è troppo corta, interviene di testa Corradini, poi ancora in mezzo il pallone, però è troppo lungo. Sì, mi sembrava Matteoli, che non è stato né un tiro né un passaggio, una via di mezzo che si è conclusa col fallo di fondo. Ecco Giuliani che è andato a servire Corradini, poi il pallone indirizzato su De Napoli, palla persa dall'Inter, Napoli che ci riprova ora, su a terra un giocatore nero azzurro è Ramon Diaz. Subito fallo quando ha lanciato la palla, però non si ferma. Careca, Maradona, si sovrappone Francini ma non viene servito, poi Maradona che recupera il pallone su Beppe Baresi. Maradona cerca una progressione sulla sinistra, Baresi spaccata, gli mette la palla fuori. Sì, ha sbagliato Baresi, però ha rimediato. Diaz è ancora, a terra. Forse è il momento di fischiare per l'arbitro Lobello di Siracusa, Rosario Lobello, figlio del grande Concetto, che ha avuto modo di essere arbitrato da Concetto Lobello, aveva grande personalità. Sì, ho fatto tempo a essere arbitrato anche dal figlio, comunque il papà è stato un grande arbitro, forse in senso assoluto il migliore che ha avuto l'Italia. Calcio di punizione, rimessa in favore del Napoli. Ecco qui la rimessa in favore del Napoli con Maradona che viene anticipato questa volta da Mateus, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare dovrebbe essere stato Maradona. Sì, che si lamenta, probabilmente lui non l'ha toccata e l'arbitro pensando l'attaccante toccata. Comunque non la tocca mai la palla per ultimo, è sempre il difensore. È sempre il difensore. Rimessa dal fondo per l'Inter con Zenga. Si appresta Zenga a rinviare, il pallone cade nei pressi di Matteoli che va a proseguire la sfera su Diaz. Ramon Diaz ingaggia l'uno contro uno, poi viene fermato da De Napoli. Si vede che è un Napoli concentrato perché raddoppia qualsiasi giocatore dell'Inter, proprio non li lascia giocare. Veramente un bel Napoli. Nando De Napoli inquadrato. Il calcio di punizione in favore dell'Inter, questi è Fanna. Alle sue spalle c'era anche Bianchi, Pierino Fanna prelevato dal Verona. Breme sul pallone. E qualcosa deve pur fare tra fattori perché così altrimenti l'Inter subisce troppo. Breme, Matteoli. Matteoli alza la testa, guarda verso il centro, poi di tacco ancora per Breme, il cross di prima è un po' fuori misura. Sì, un po' troppo lungo. Serena ha cercato di recuperare il pallone, ma il suo tiro è diventato un appoggio per il portiere. Sì, addirittura mi sembra che fosse fuori. Qua c'è un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter, ai danni di Beppe Baresi, lo ha commesso Maradona, forse il primo fallo che Maradona commette oggi. Uno dei pochi falli commessi e non subiti da Maradona. Diaz, il traversone con la palla che finisce abbondantemente fuori. E vedendo il Napoli, Roberto, tu al Napoli hai segnato un gol straordinario a San Siro, Inter in 10 e sotto 1-0. Sì, ho rischiato anche un po' la faccia lì perché ho avuto un piede di panzanato, però sono andato talmente deciso che ero convinto di prendere la palla e nello stesso tempo riuscire a ripararmi la faccia. Feci gol. E un tuffo di testa a volo d'angelo strepitoso. Sì. Mi aiutò un po' anche Zo perché fu sorpreso, però non è stato un colpo di testa proprio irresistibile. Però la palla probabilmente ha subito un salto particolare che ingannò anche Zo. E ora c'è una sostituzione nell'Inter, entra in campo Fanna ed esce Ramon Diaz. E a questo punto Trapattoni sembra volersi proteggere ulteriormente. È una costante che di Trapattoni che leva una punta e mette dentro una seconda punta che poi è un esterno, può giocare sia a destra che a sinistra come tornante Fanna. Tornante comunque che va ad aiutare molto il centrocampo. Centrocampo e fa da seconda punta. E si alternano lui e Matteus. Ecco, non c'è il rischio di schiacciare ulteriormente l'Inter nella propria metà campo? Certo, così. Senz'altro l'Inter verrà schiacciata e giocherà più in contropiede. Però c'è da dire questo, che il Napoli ha spinto molto e ha
potrebbe pagare a lungo andare può risentire di questa sua pressione continua. Siamo sullo 0-0, comunque questo secondo tempo è molto divertente con Napoli che ha già colpito una traversa e si è fatto pericoloso in più di una occasione. L'Inter sembra voler imbrigliare la manovra della formazione di Ottavio Bianchi. Ottavio Bianchi che al momento però non ha ancora operato sostituzioni. In panchina ci sono Di Fusco, Filardi, Carannante, Romano e Neri. Eh sì, sono giocatori che... cioè il problema penso di Bianchi è chi levare, perché sono tutti nazionali. E poi il Napoli sta giocando bene, sta mettendo le corde l'Inter. Cambiare formazione credo che sia un errore. Fanna cerca di superare Francini, non ci riesce, la palla finisce in corner. Pierino Fanna pronto a calciare dalla bandierina, sale anche e giunge Lothar Matthäus. Potrebbe esserci lo scambio, poi invece probabilmente metterà verso il centro Matthäus. Parte il traversone, troppo basso. Brutto corner. Impenna e allontana Corradini che poi controlla ugualmente la palla. Maradona, anche quando libera così ha qualcosa di straordinario. Sì, eh? Si vede la classe, il tocco che è differente dagli altri. Poi il servizio per Berti viene fermato e Careca in ripiegamento difensivo che riparte sulla sinistra. Fermato da Berti, Careca. Rimessa in favore del Napoli. Careca era tornato sul calcio d'angolo, lo si è trovato lì per caso. Careca lo ricordiamo in gol contro la Francia in una bellissima partita del Mondiale del 1986, un 1-1. Con la partita che andò ai calci di rigore. Zico sbagliò un rigore in partita e sbagliò un rigore anche nella serie finale di 5 che ci tiri. Fu una grossa polemica che la palla batté contro il palo e andò contro il portiere e fu un gol regolare che però il Brasile fece reclamo, però l'arbitro una volta che ha dato il gol, anche quel regolamento lì insomma è da rivedere. Qui un brutto fallo, sì, brutto di fallo di Berti su sempre Carnevale. Su Carnevale il secondo giocatore ammonito dell'Inter, dopo Matteoli c'è Berti. No, era Francini, Francini, giocatore che lo ricordiamo è cresciuto nel Torino, ha giocato un campionato a Reggio Emilia con la Reggiana. In Serie B, poi ha sempre giocato in Serie A con la maglia del Torino, dallo scorso anno è a Napoli e proprio nei sedicesimi di finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid a Napoli portò in vantaggio il Napoli, partita che finì 1-1 all'andata. Il Napoli perse 2-0 in un Santiago Bernabeu completamente vuoto per volontà dell'UEFA. Colpo di testa di Carnevale, poi allontana Ferri. Quindi Matteoli, Matteus verso il centro dove però non ci sono giocatori nero-azzurri. E l'Inter ha impostato la partita adesso proprio sul contropiede, giocando solo con una punta e con tutti i trequartisti che partono quando l'Inter è in possesso di palla. Deve costruire ora da dietro la formazione nero-azzurra. Berti, si fa vedere Breme. Palla però è controllata ora da Bergomi e servita proprio a Breme. Di destro mette dentro la palla Breme, un mancino. Da dimenticare. C'è un fallo ora commesso ai danni di Renica, l'arbitro dice di continuare. La palla finisce a Maradona. Il lancio in profondità per Carnevale. Carnevale solo davanti al portiere esterno della rete. Forse si è aiutato con una mano Carnevale su Ferri. Sì, comunque Ferri non deve cadere in questi errori, perché sì, Carnevale può aver spinto, però lui deve rimanere, deve aspettarselo questo contrasto. Poi Carnevale ha tirato, ma era defilato, era difficile fare gol da lì. Zenga aveva chiuso benissimo il palo. Sì. Il servizio ora sul settore di destra, con Beppe Baresi. Per Serena, Beppe Baresi. Berti. Adesso Beppe Baresi si è un po' staccato da Maradona, ecco però adesso rientra sulla marcatura. Breme per Matteus, poi ancora Breme, lascia finire la palla fuori, rimessa in gioco.
25esimo del secondo tempo. Beppe Baresi, Fanna, Fanna, una finta, poi la palla sul sinistro, lo scambio con Serena, Baresi dentro per Fanna, preciso, Giuliani esce. Il gioco di Baresi, che in possesso di palla del Napoli va su Maradona, e quando invece l'Inter è in possesso di palla si sgancia, però con risultati meno positivi. Il Napoli ora si porta in avanti ancora con Breme, che lascia per Zenga. Ovviamente quando l'Inter è in possesso di palla Beppe Baresi ha molta libertà, sì, perché mai, poi mai Maradona rientra. Maradona non lo segue. Matteoli, il servizio in direzione di Serena. Serena controlla male la palla, sta per portarsela fuori, gliela ruba comunque Ferrara per Renica. Il tocco in direzione di Ferrara, Ciro Ferrara, poi Nando De Napoli a cambiare gioco. De Napoli di testa Berti, poi Fanna cerca di superare Cor Francini. C'è il fallo commesso da Pierino Fanna, la punizione battuta da Fusi. Servito Crippa, poi è Maradona, Maradona, lui Baresi, una guardia spietata quella di Baresi. Sì, sta giocando bene veramente Baresi, sì. Se l'Inter ancora sullo 0-0 lo deve proprio lui, un po' di fortuna. L'uscita ora di Mandorlini, che caccia letteralmente lontano il pallone. Sì, l'Inter proprio non gioca. Meno tambureggiante nei primi minuti, però sempre costante la pressione del Napoli. Lunga la battuta di Renica, c'è Zenga. Sì, poi questo lancio inutile. Breme pressa addirittura, sì. Corradini nell'area, sì, di rigore dell'Inter. Sì, ti ho detto, non lascia giocare, però. Matteoli, il lancio in profondità, attenzione a Berti, fermato. Questo è un fallo. Questo è un fallo di Renica. Fallo tattico, perché l'Inter è così, ha queste fiammate che ti possono portare al gol. In questo caso Renica è stato furbo, perché altrimenti era in porta. Praticamente Berti era lanciato a rete. Una volta saltato Renica ci sarebbe stato solo Giuliani a evitare la battuta a rete di Nicola Berti, che ricordiamo nel novembre scorso fece una galoppata di 80 metri allo stadio di Monaco, l'Olympia Stadium, per battere Aumann, portiere del Bayern di Monaco. Aumann in tedesco, uomo della foresta in italiano, se vogliamo, uomo del bosco. Fece un gol strepitoso, applaudirono penso tutti, certo che poi fu vanificato dalla sconfitta il 7 di dicembre, il giorno di Sant'Ambrogio. A terra ancora Nicola Berti. Noi ricordiamo nel frattempo che il Milan sta vincendo 2-0 sul Como, Lazio sempre in vantaggio 1-0 sulla Roma, 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Juventus, Sampdoria in vantaggio sul Pescara con Vialli, 0-0 tra Torino e Pisa, Verona e Cesena sempre sullo 0-0, Atalanta in vantaggio sull'Ascoli con gol di Paulinho e Vair, brasiliano. Al 22esimo del primo tempo il Bologna sta vincendo 2-0 sul Lecce. Calcio di punizione per l'Inter, siamo ai 30 metri, 3-4 uomini in barriera, Fanna mette in mezzo, ha qualcosa da dire. Ma questo è uno schema provato probabilmente, che hanno liberato Serena sulla fascia sinistra. Il lancio in profondità ora è per Careca, 3 contro 1, Careca in mezzo per la corrente, Maradona, una finta nel metter giù il pallone, bravo Beppe Baresi a rubare il tempo, poi però la sfera rimane a Carnevale, Andrea Carnevale, ancora punta Matteoli e Matteoli mette fuori. Sul cross di Careca c'è stato un attimino che si sono ostacolati Maradona e Carnevale, perché altrimenti uno dei due poteva andare al tiro sul cross. Maradona ancora, alza la palla, cerca di averla meglio di Baresi, poi un altro giochino. Questi giochini valgono il biglietto. Sì, valgono il biglietto. Ma Crippa, poi impenna la palla a Beppe Baresi. D'altra parte nel calcio ci si innamora per questi gesti, sì, per gol bellissimi. Sì, sono queste giocate che ti fanno avvicinare al calcio, perché altrimenti
sarebbe un guaio vedere solo dei contrasti, dei falli, questi, dei muscolari, dei lanci sbagliati. Questi gesti tecnici sono l'ideale, ecco. Il pallone ora giocato nelle retrovie dai difensori dell'Inter. Noi comunque applaudiamo anche delle belle chiusure difensive, Roberto, non soltanto questi giochi. Sì, certo. Quando certo. Con classe riesce palla al piede della difesa, sì, è comunque un bellissimo gesto tecnico. Sì, certo. Qui siamo al top, ecco, poi ci sono altre giocate. Il pallone recuperato da Crippa per Maradona. Poi ovviamente quando si parla di Maradona, Pelé, di Stefano. Sì, appunto, qui andiamo oltre la logica. Zenga per Ferri. Breme. Il lancio di Breme per Fanna. Il colpo di testa di Renica, poi giunge Serena, un po' scomposto ma quantomeno efficace. Recupera il pallone. Quando c'è la palla alta, Serena è a suo agio, il suo gioco. Matteoli, poi Berti. Cerca spazio a destra l'Inter, ancora Berti. Perde la palla. Ci avviciniamo, anzi siamo oltre la mezz'ora, al 32esimo minuto. 0-0 sempre tra Napoli e Inter, ma Napoli vicinissimo al gol nel corso del secondo tempo, soprattutto due azioni nel primo tempo, ma nel secondo c'è una traversa ancora che urla vendetta e soprattutto c'è una imbarazzante superiorità. Vabbè, senz'altro, superiorità anche di possesso di palla. Certo che il pallo è tiro sbagliato, la traversa. Crippa. Maradona in area, attenzione, Crippa vorrebbe tirare di destro, poi ancora perde tempo per la battuta ma subisce fallo. È stato ingenuo Berti, ha cercato il fallo Crippa, anche perché non sapeva più cosa fare una volta che ti accentri. Questo è il momento per tirare. Ecco, esatto, ha cercato il fallo e l'ha ottenuto con l'ingenuità di Berti. Certo che la posizione è critica. Forse meglio ancora di un tiro in porta. Sì. Diego Armando Maradona sulla palla, Zenga a chiudere il primo palo. Inter che sta aggrappandosi al punto che sta conquistando qui allo Stadio San Paolo. Subire un gol adesso diventerebbe brutto. La posizione si può stare, e poi con Maradona che la calcia. Due uomini sempre in barriera del Napoli, Maradona! Zenga, miracolo! Zenga volato, giornata veramente. E la seconda parata di Zenga sulla conclusione di Maradona. Ci ha messo i pugni, ha visto la palla all'ultimo momento probabilmente. Sì, appunto, con quella doppia barriera lì fa sì che lui non veda la palla partire. Ha intuito che la palla andava sopra la barriera e ha fatto un ottimo intervento. Alessandro Bianchi, fuori Matteoli. È il 79esimo minuto, fuori Matteoli, in campo Bianchi. Giocatore forse con più dinamismo, ma uno in meno con Fosforo. Vabbè, insomma, dal cambio, sperando che questo quarto d'ora che manca con si gioca proprio in contropiede, Roberto. Forze nuove possano aiutare la squadra che è nettamente in difficoltà. Fanna, ottimo Napoli. Napoli, se dovesse giocare così le altre partite di campionato, potrebbe veramente lottare per il primo posto. Un campionato che vede Inter e Napoli nelle prime due posizioni, il Milan e la Juventus un po' in difficoltà e la Sampdoria come terza forza. Sampdoria che sta vincendo 1-0 sul campo di Pescara con gol di Vialli. Ci sono delle partite che nascono male, questa proprio per l'Inter è nata male sotto l'aspetto del gioco, ecco, non del risultato, perché è ancora sullo 0-0, però gli è andata bene. Maradona in area per Carnevale. C'è una sbracciata di Ferri, non fischia l'arbitro. Una sbracciata di Bergomi, scusa. No, di Ferri. Di Ferri, giustamente. Anzi, punizione forse per l'Inter. Sì, qui hanno smanacciato tutte e due, come sempre viene favorito il difensore. Roberto, noi quest'anno però abbiamo già visto... c'è un fallo, mi sembra anche un mezzo calcetto di Ferri che aveva subito. Meno male che l'arbitro non l'ha visto.
quest'anno abbiamo visto giocare l'Inter contro la Sampdoria anche, e Sampdoria priva di Cerezo a San Siro fece una bellissima impressione. Sì, sì, ma ci sono delle squadre che hanno degli organici ottimi, perciò è un campionato difficile. Difficile perché appunto ci sono queste grandi, ci sono più di una squadra che può permettersi pure sperare di vincere il campionato. Rimessa in gioco in favore del Napoli con Corradini. Ancora Corradini, cerca spazio sulla destra. La battuta bassa verso il centro, libera Berti. Poi Renica, dentro di prima Renica, cercando di cogliere in contrattempo la difesa interista. Ma sono ugualmente i nerazzurri che liberano con Berti di testa. Poi Matteus, attenzione a Bianchi che parte, va a servire Fanna. Su di lui va in chiusura Renica, il passaggio all'indietro verso il portiere Giuliani. Il tocco per Ferrara, quindi De Napoli. Battuta lunga ancora. Qui c'è un fallo di mano. Qui c'è una schiacciata. C'è un fallo di mano. L'arbitro non ammonisce. No, qui Bergomi. È andato con le mani, sì, con le due mani, sì, alte. Sì, qui ci stava un'ammonizione perché se... Anche perché nel Mondiale del 74 che il fallo di mano volontario viene punito appunto con il cartellino giallo. Chiude. Sì, una volta che dà fallo vuol dire che non è stato nemmeno spinto, perciò fallo di mano poteva essere. Battuta verso il centro, Serena libera, poi Fanna allontana. Ci sono nella metà campo dell'Inter 20 giocatori. L'Inter gioca... 21 giocatori ora. Arriva il parroco. Va a chiudere Breme. È un punto pesante che l'Inter probabilmente difenderà fino alla fine a denti stretti, sperando di trovare questo contropiede che non è ancora venuto. Un Inter che in questa partita praticamente non ha mai concluso a rete. Niente, un'occasione sola con Berti alla fine del primo tempo, ma fra l'altro neanche troppo convinto Berti. Troppo poco per la capolista, certo ha rischiato molto. Va Careca che nel primo tempo ci ha regalato una rovesciata straordinaria con la palla che è finita fuori. Zenga inquadrato, la battuta di punizione di De Napoli, poi il colpo di testa di Carnevale per Careca. Beppe Baresi straordinario, ha trovato il tempo per chiudere anche in questa occasione. Beh certo, i due difensori dell'Inter, i due marcatori sono due marcatori della nazionale, sia Bergomi che Ferri sono eccezionali. Matteus, poi la palla messa a terra da Serena. Matteus cerca la progressione, non la trova, attenzione all'errore di Francini. C'è Bianchi, tocca per Matteus, poi Berti. Fanna vorrebbe la palla in area, viene anticipato molto bene Fanna da Ferrara, poi il pallone allontanato dai giocatori napoletani, palla controllata ora da Maradona, attenzione a Crippa che subisce fallo da Mandorlini, un po' maltrattato Crippa in questa occasione, ecco i due, sì, hanno qualcosa da dirsi. Crippa però mi sembra che avesse perso la palla, è andato a cercare Mandorlini e l'arbitro gli ha dato fallo, probabilmente Mandolini si era arrabbiato per questo. Carattere un pochino da prendere con le pinze quello di Crippa. Sì, come abbiamo detto prima, un giocatore generoso di quantità, a volte esagera, però sono quei giocatori che vorrebbero tutte le squadre. Figlio d'arte, anche il padre di Crippa ha giocato in Serie A. Punizione in favore del Napoli. Tenga chiede alla barriera di coprire il palo alla sua sinistra. Renica sull'uomo uscito dalla barriera, poi Ciro Ferrara per Maradona. Ciro Ferrara, Maradona cerca un numero, Maradona ha i colpi per liberarsi in qualsiasi momento. Sì, non è mai finita l'azione qua dove c'è lui. Il pallone messo in mezzo da Crippa, forse la palla è finita fuori, Zenga cerca di rubare qualche istante alla partita. Inter che è giunta al 40° minuto del secondo tempo sullo 0-0. Sì, l'Inter sembra che debba capitolare in ogni momento, invece resiste. Meglio nel secondo tempo però il Napoli rispetto al primo. Sì, nel secondo tempo il Napoli è partito subito alla grande, ha chiuso l'Inter lì e l'Inter sarebbe stato in affanno. Palla lunga per Carnevale, cerca il colpo di testa,
la palla va sul fondo, Bergomi dice non l'ho toccata. Sì, probabilmente così, perché l'arbitro era lì vicino, visto l'azione, proprio la posizione ideale. Va a rinviare Zenga. Il rinvio del portiere nerazzurro, proprio a scaraventare lontano la palla, ma attenzione, c'è De Napoli, palla persa, recuperata poi da Mandorlini. Mandorlini a metà campo per Berti, Berti, progressione centrale, Berti in direzione di Serena, attenzione a Fanna! L'Inter appunto nel secondo tempo ha cercato questi contropiedi, ne è venuto solo uno che è questo, e se erano un attimino più attenti potevano andare addirittura in gol. Fanna ha concluso di prima intenzione, ma la sua conclusione però non è stata particolarmente pericolosa. Tiro un po' troppo da lontano, un po' spostato, però ci poteva stare. Giuliani. Controllo di testa di Fanna verso Serena. Poi la palla recuperata ancora da Pierino Fanna. Attenzione, in velocità Fanna per Serena, che fa da sponda in questi ultimi minuti di gioco per gli inserimenti di tutti i centrocampisti. Bravo, bravo Fanna, che quando uno viene da dietro deve andare lui in porta, però Serena ha sbagliato l'1-2. Maradona ruba il tempo a Baresi, che poi è bravo a fermare ancora Maradona, poi sulla palla si porta Crippa che anticipa Bianchi, la palla sulla tibia di Bianchi e poi per la rimessa in gioco del Napoli. Maradona ancora cerca di superare Baresi, non ci riesce, allontana il difensore nerazzurro, la palla recuperata da Francini. La sfera verso il centro per Carnevale, poi a terra Careca, e bravo Mandorlini a fermare il centravanti brasiliano. Renica, è un assalto questo, d'altra parte sono gli ultimi minuti. Gli ultimi minuti che il Napoli col coltello fra i denti cerca di portarsi in avanti e cercare il gol che gli permetterebbe di vincere la partita. Renica e Maradona sul pallone, si allontana De Napoli, Bianchi cercare di perdere qualche istante, vedremo come verrà sfruttata questa occasione, questa battuta di punizione. Maradona dovrebbe toccare a Renica, tre uomini in barriera, poi Mandorlini va a spingere Crippa, la sventola di Renica, la palla alta. In area sta succedendo di tutto, specialmente fra Crippa e Mandorlini. Hanno un conto aperto da qualche minuto. Sì. Il rinvio di Zenga, un minuto e mezzo, poco più al 90esimo. Bianchi ha avuto paura, non ci è andato convinto con la testa. Corradini, il passaggio per Crippa, poi la palla recuperata da Fanna, persa, e quindi Renica all'indietro per Giuliani. Napoli ci vuole credere fino al 90esimo. E d'altra parte, se dovesse arrivare il gol, gli uomini di Bianchi lo avrebbero ampiamente meritato. Maradona, Careca davanti a sé, Bergomi, il traversone, la chiusura di Mandorlini, il recupero di Berti per Bianchi, il lancio in profondità per Serena, e la palla recuperata ancora dal Napoli con Maradona, Corradini. Nel calcio ci sta tutto, anche che compreso un contropiede dell'Inter al 90. Il Napoli deve stare attento, perché è già un paio di volte che gli va male l'ultimo passaggio all'Inter. Questa Inter Sornione in difficoltà, però anche pericolosa. Serena in questi ultimi minuti cerca di allontanare, la palla finisce fuori, va Berti in tutta calma a recuperare il pallone per la rimessa in gioco. 30 secondi alla fine, a Firenze segna Borgonovo in rovesciata. Fiorentina 2, Juventus 1. Stadio Artemio Franchi in festa per questo gol di Borgonovo. Fiorentina in vantaggio sulla Juventus 2-1 all'89esimo minuto. Fiorentina che così può salire a quota 14. Juve che si ferma a 17, a pari punti con l'Atalanta. Milan che è arrivato invece a quota 4, 4 gol del Milan contro il Como, la terza rete di Virdis su rigore, la quarta Maccoppi autorete. Dominio totale del Milan a San Siro contro il Como, 0-0 qui al San Paolo tra Napoli e Inter. L'inquadratura per l'arbitro Lobello, che potrebbe fischiare la fine della partita fra pochi istanti. La battuta lunga, la palla finisce fuori. Rosario Lobello
consulta il cronometro, 0-0 qui allo stadio San Paolo di Napoli, anzi no, ora va a controllare, finisce qua 0-0 fra Inter e Napoli. Roberto, un Napoli che avrebbe meritato di vincere ai punti, però nel calcio non è sufficiente, vince chi fa gol. Il Napoli purtroppo per loro ha centrato la traversa e ha avuto qualche altra occasione, però non è riuscito a sfruttarla. Inter in testa alla classifica con 23 punti, Napoli a quota 20, poi Sampdoria 18, Atalanta e Juventus a quota 17. Il derby di Roma è andato alla Lazio che con De Cagno, che con Di Cagno ha battuto la Roma per 1-0. Stadio San Paolo un po' deluso per l'esito della partita, Napoli 0, Inter 0, buon pomeriggio da Cesare Barbieri e Roberto Boninsegna.